Allora, grazie a tutti di essere intervenuti. Questa mattina siamo qui insieme ai Bacchi che hanno aderito a questa iniziativa denominata Patto Etico per una guida responsabile, al presidente di Ascom che ringrazio perché insieme abbiamo collaborato per creare questo patto in rappresentanza del commercio, ma soprattutto degli esercenti, quindi dei bar. Il dottor Gola in rappresentanza dell'ASL che partecipa attivamente e sottoscriverà questo patto e il comandante della polizia locale, dottoressa Malini. Questo patto etico per una guida responsabile è un prodotto che abbiamo voluto realizzare per andare un po' incontro alle esigenze di tutti, nel senso che una delle lamentele che è sorta spesso anche all'interno del comitato dei residenti del centro è questa lamentela da parte appunto dei residenti delle vie centrali sulla movida, sulle emissioni sonore, sulla poca sicurezza anche in strada, sui comportamenti non troppo educati di qualche ragazzo e quindi noi abbiamo voluto cercare di utilizzare uno strumento che è quello del patto, ma non di un regolamento che sia diciamo troppo restrittivo, coercitivo, ma proprio perché noi crediamo sia nella buona movida dei ragazzi abbiatensi, ma non solo, anche coloro che arrivano da fuori, e sia nella collaborazione dei commercianti, degli esercenti, che tra l'altro appunto voglio ringraziare perché oggi sono qui, vuol dire che ci credono in questo e crediamo che quello che fanno non è necessariamente una cosa negativa, ma a mio modo di vedere è una cosa positiva perché porta la città ad essere viva. Si tratta solamente di collaborare insieme, forze dell'ordine, commercianti, abbiamo anche l'ASL, per creare una movida più responsabile e sicura, e quindi una città più vivibile è sicuramente una città più sicura. L'importante però è viverla in maniera regolare per renderla sicura.